Due mesi esatti al voto del 25 settembre, continua la campagna elettorale a colpi di dichiarazioni e alleanze, anche di no grazie, non richiesti ma palesati, come quello di Carlo Calenda alla presentazione della sua coalizione Azione. Risponde: non so di chi lei stia parlando, quando gli viene chiesto se la presenza di Di Maio possa essere un problema in un'eventuale alleanza alle prossime elezioni. Pronta la risposta del ministro degli esteri: le coalizioni si presentano fra il 12 e il 14 agosto, nelle prossime settimane ci sarà un dibattito. Le coalizioni sono fondamentali per stare uniti contro gli estremismi. Lavoreremo, poi gli italiani decideranno. Calenda aggiunge sul Partito Democratico: ad Enrico Letta gli vogliamo bene, è una persona seria, siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare. A proposito di PD, Zingaretti si dice a disposizione del partito per un'eventuale candidatura e eventuali dimissioni dalla presidenza della Regione Lazio. Credo che anche per il rispetto della legge questo problema ce lo porremo dopo l'eventuale elezione al Parlamento, se sarò candidato. Importante apertura arriva da Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia, vede possibili alleanze destra-sinistra e dichiara: dobbiamo presentare un programma di governo credibile, lo stiamo scrivendo, il dibattito penso debba essere anche sull'approvvigionamento energetico, siccità, come affrontarla, sui rapporti internazionali, sulla questione lavoro. E penso che su alcuni temi di interesse generale per il paese si possano trovare condivisioni tra destra e sinistra.